Ciao a tutti ragazzi di Dinorec e bentornati sul canale. Ebbene sì, è il turno del re. Il più grosso dei teropodi, il più famoso dei teropodi, il più famoso dei dinosauri, Tyrannosaurus Rex. Lui fa parte della linea Jurassic World Dominion di Mattel. Trash and Devour. Ragazzi, distruggi e divora. È il Tyrannosaurus Rex con la bocca praticamente che si espande per inghiottire altre cose. Mi piace il fatto che venga venduto con questa confezione che permette comunque anche di poterlo toccare e non come spesso succede con i dinosauri incapsulati dentro, che uno non c'ha nemmeno quel feedback, non riesce neanche a rendersi conto del materiale e di com'è. Invece questo si può toccare, spesso infatti questi poveri modellini sono vittime di gentaccia che stacca parti di modellino, addirittura li scarica a forza di farli chiacchierare, perché anche lui, come potete vedere, tra l'altro il movimento è fighissimo, davvero figo, poi vedremo se gli leveremo le pile, ma cioè il movimento mi piace tantissimo. Vedete come spacca, il ruggito però non mi pare quello del primo Tyrannosaurus Rex visto in Jurassic Park, quello forse era più affascinante, questo è leggermente diverso come ruggito. Comunque scartiamolo, questa volta fin troppo facile da scartare, basta tagliare qui queste cordicelle di plastica che gli hanno messo. Eccolo qua ragazzi, eccolo qui, appena uscito dalla confezione. Beh, l'impatto è notevole, devastante ragazzi, fattore wow ai massimi livelli. Notate proprio il carisma che ha questo modellino, questo giocattolo. Come vi dicevo, lui è un distruggi e divora, cioè è il T-Rex con la bocca grande. Allora, ci tengo subito a farvi vedere il verso in tutte le sue sfumature, così almeno poi leviamo la pila e viviamo tranquilli. Allora, vedete che il meccanismo del suono si attiva tramite il pulsante, questo qui sulla coda. Vedete l'estremità della coda, pulsantino, e si attiva il verso. Però si può attivare anche basculando il corpo, facendo così. O addirittura, no, saltellando no. Neanche inclinando il corpo in avanti. Vedete che la stabilità ai massimi livelli, qualsiasi posizione lui prenda, comunque rimane sempre abbastanza in equilibrio. Questa è una posa che a me piace tantissimo per quanto riguarda Tyrannosaurus Rex, perché è la posa del ruggito, del famoso ruggito che mi gasa sempre. Allora, il consiglio che vi do è quello sempre di levare le pile. Vedete, adesso potete lasciarlo così nei secoli a venire, perché a parte il fatto che le pile si ossidano e poi comunque così non correte il rischio di inciampare sui modellini, esce fuori un casino, quindi potete tranquillamente lasciarlo così, che poi è anche meglio da gestire. Allora ragazzi, il Tyrannosaurus Rex definitivo di Jurassic Park. In questi anni di modellini di Tyrannosaurus Rex ispirati a Jurassic Park da parte di Mattel, ne ho visti davvero tanti, ne ha sfornati con la pala, di tutti i tipi, di tutti i modi, però devo dirvi che questo è uno di quelli che mi piace di più. Innanzitutto per il colore, un bel colore scuro che mi richiama proprio Rexy del primo Jurassic Park e anche di Jurassic Park, di Jurassic World in un certo senso, però secondo me più Jurassic Park il primo proprio, ragazzi, questo è Rexy, anche se poi vedremo ci sono delle cose che non collimano proprio al 100%. La prima cosa che mi lascia un po' perplesso, vedete, è la visione frontale. È sicuramente un Tyrannosaurus Rex visto frontalmente, ma è più largo. Notate soprattutto qua sulla bocca come sia più largo, e anche qui, cioè il Tyrannosaurus Rex è famoso per avere la testa un pochino schiacciata, no? Con quella sensazione proprio di muso stretto, e invece questo è abbastanza largo. Vedete quello a destra, il Tyrannosaurus Rex mordi e combatti, notate come la testa sia più schiacciata, più fina. Non mi richiama molto, vedendolo così, il Tyrannosaurus Rex visto in Jurassic Park. Però devo dire che ha la scusante buona questa volta Mattel, perché appunto per fargli il meccanismo di apertura bocca che
consente appunto l'ingresso ai vari modellini più piccoli, per forza di cose ha dovuto ingrandirla. Tra l'altro, come mi ha fatto notare Davide con il nickname di Spinosaurus 777, a vederlo così sembra davvero avere una faccia da alcolizzato. Date della sangria a questo Tyrannosaurus Rex. Visto lateralmente, già la situazione migliora e anche di parecchio. Guardate come abbia l'aggressività e la ferocia giusta per rappresentare il Tyrannosaurus Rex di Jurassic Park. Comunque, se decidiamo di soprassedere sull'eccessiva larghezza cranica, Mattel ci regala un Tyrannosaurus Rex epico, perché io davvero sono rimasto molto colpito quando ho visto le prime foto di questo tirannosauro, perché è davvero secondo me ben fatto. E la cosa che più mi convince, non smetto di dirlo, è il colore scuro. Il colore scuro a dispetto della miriade di tirannosauri che ha fatto Mattel con colori chiari, quasi tendente all'arancione, e lui invece è scuro, dark, cattivo. Vedete come sia più scuro anche rispetto al Tyrannosaurus Rex di Jurassic World, ragazzi, non c'è paragone. Questo qui, di questa colorazione più tendente all'arancione, è secondo me inferiore rispetto al nostro bestione. L'unica parte chiara è sotto. Vedete come ha fatto tutta la parte della pancia fino al collo e addirittura qui la mandibola, ovviamente chiara, ma questa volta glielo giustifichiamo che abbia fatto la parte di sotto della mascella colorata in maniera diversa rispetto alla parte superiore. Vedete come fa sempre Mattel, che colora diciamo di due tipi, però questa volta notate che è più che giustificata, perché vedete che bello che continua fino ad arrivare alla cloaca, che ovviamente non c'è. Oppure, con un po' di immaginazione, possiamo pensare che questa sia la cloaca, una cloaca groviera. Tra l'altro, qui sotto i piedi potete notare che figo il logo. Lui è praticamente il Tyrannosaurus Rex. Questo invece è l'aggancio che abbiamo svitato prima. Non mi garba tantissimo vedere questi buchi sotto i piedi, però tant'è. Tanto comunque non è che li vedremo spesso, a meno che il Tyrannosaurus Rex non finisca KO, cosa rara, perché lui è sicuramente uno dei più forti, se non il più forte di tutti. Tyrannosaurus Rex devasta e divora è sicuramente uno dei modellini Mattel meglio dipinti di sempre. Mi sbilancio perché veramente lo trovo quasi impeccabile questo lavoro di verniciatura. Pensate che è così fatto bene che è meglio addirittura delle figure di rilascio, delle foto che circolavano quando l'ho visto. Dal vivo è meglio, è più bello, è più contrastato. Poi, accentuare questo magnifico lavoro di pittura, notate tutti i dettagli, a cominciare dalla testa, con un dettaglio veramente spaventoso. Questo, parliamo di un tipo di plastica vuota all'interno, quindi sono modellini leggerissimi, però guardate che bella la testa, piena di protuberanze, squame ingrandite, inspessimenti. Tyrannosaurus Rex aveva probabilmente questi strati cheratinosi qui sul muso, e qui sono riproposti molto molto bene. Notate il collo, le pieghe che fa, notate la cicatrice qui, l'artigliata, guardate che figata proprio l'artigliata qui sulla faccia, alla Scarface proprio. Vedete qui sopra il nero, che bello che è, mi piace tantissimo l'incrocio proprio tra marrone e nero, come sfuma da scuro diventa sempre più chiaro, fino a diventare praticamente panna sotto. Bello, 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 bello. Guardate anche le varie pieghe che fanno i muscoli qui. C'è qualcosa che non mi convince, ovviamente, come grandezza dei piedi, ma questo, ragazzi, è per forza di cose, dobbiamo accettarlo, in quanto ne risentirebbe drammaticamente la stabilità. Ecco, se vi posso dire la cosa che mi sgasa, ma l'ho detto anche l'altra volta, è un pochino relativa alle braccia, anche se non è che mi sgasa proprio al 100%, non mi sgasa del tutto, perché notate che c'è sempre la questione della pronatura. Qui è una pronatura sbagliata, perché le dita sono rivolte verso il basso, però rimane fedele a quella che è la figura di Jurassic Park, quindi in questo caso gliela possiamo concedere a Rexy. Un'altra cosa che mi ha colpito di questa figura è l'espressività, ragazzi. Cioè, allora,
chiariamo un concetto. Gli animali, soprattutto i dinosauri, devono essere riprodotti proprio con delle sembianze animalesche. Invece la cosa che mi colpì molto anche quando vidi Jurassic Park è che i dinosauri avevano questa grande espressività quasi umana, no? Quindi questa spesso delle volte cattiveria che si intuisce nel loro sguardo, mentre se pensate alle tigri di oggi o ai leoni non è che hanno la faccia cattiva necessariamente. Invece questo è proprio accigliato, guardate qui, complice il fatto che gli abbiano fatto queste sopracciglioni, così sembra proprio incazzato. E questa cosa da una parte mi gasa, dall'altra mi sgasa. L'occhio è ovviamente troppo grande per essere accurato, però è scolpito e soprattutto dipinto benissimo. Mi piace ragazzi. Famoso per la sua visione binoculare, qui ragazzi potete notare come si riescano a vedere entrambi gli occhi, che sarebbero dovuti essere un po' più stretti, però va bene così. Se non hai ancora un Tyrannosaurus Rex Mattel sulla mensola, questa è l'occasione giusta. Come tutte le figure di questa linea, il Tyrannosaurus Rex presenta anche lui il cod sul dorso. Vedete, si preleva da qui, da sopra la schiena, si spara il codice per l'app e poi comodamente si richiude. All'inizio pensavo che fosse una figata questa cosa qua, però poi devo dire la verità e mi disturba un pochino avere questa parte qua, questa rientranza, questa fessura. Forse l'idea di mettergli l'adesivo sotto il piede era migliore. L'interno della bocca è ben curato. Notate come la lingua sia della stessa colorazione delle gengive e quindi anche del palato, però comunque mi fa piacere che è colorato fino in fondo. Notate anche sopra e sotto, colorato tutto allo stesso modo. Diciamo che per il Tyrannosaurus Rex ci hanno messo una cura particolare, come sempre. Anche i denti sono scolpiti benissimo. Notate la lunghezza irregolare e leggermente sollevata dal palato la lingua. Mi piace il fatto che abbiano colorato le unghie dei piedi. Notate anche gli scuti qui sulla zampa. Sì, il dettaglio c'è ragazzi in questo modellino, però non capisco a questo punto perché non gli abbiano colorato anche le unghie delle mani. Vedete, gliele hanno fatte comunque color marrone. Secondo me potevano colorarle anche di nero. Mi dispiace che qua dove praticamente si muove la coda, dove c'è il movimento, secondo me doveva essere più largo. La coda sembra un'appendice un po' piccolina, un po' sottodimensionata rispetto a quello che probabilmente doveva essere la coda di T-Rex. Soprattutto qui all'attaccatura proprio del muscolo caudo femorale io avrei fatto sicuramente più larga. Però vabbè ragazzi, parliamo comunque di dettagli veramente minimi su questa bestia. Ora ve lo voglio far vedere in paragone proprio con il Mordi e Fuggi, che è un altro modellino che a me sinceramente è piaciuto. Quindi vedete, questo è il Mordi e Fuggi Tyrannosaurus Rex, sempre che ha un movimento diverso rispetto a quello che abbiamo visto oggi, però secondo me è ugualmente un bel Tyrannosaurus Rex. Notate come la colorazione sia più chiara, è più stile Camp Cretaceous, un po' Jurassic World, invece questo scuro è Rexy, non ci sono dubbi su questo ragazzi. Beh, sicuramente lo Stomped Escape è più accurato nelle linee, ecco, mettiamola così, è un po' più proporzionato. Però sono comunque due bellissimi T-Rex. È un modellino che non ha particolari difetti. Secondo me è un Tyrannosaurus Rex quasi perfetto. Spero che questa mini recensione vi sia piaciuta, perché pur essendo un amante dei modellini accurati scientificamente, pur essendo un amante dei marchi che producono modellini in PVC rigido, in resina, però devo dire che questo Tyrannosaurus Rex mi è piaciuto davvero tanto. Quindi da me e dal Tyrannosaurus Rex di Jurassic World Dominion Trash and Devour è tutto, ci vediamo alla prossima.